Quindi quelli qua, perché si impoverisce del network di lungoraggio. A questo punto, scusate, ma io come azienda non posso guardare in faccia nessuno, perché la mia priorità assoluta come amministratore di questa azienda è quella di far quadrare i conti di questa azienda. E quindi riempire gli spazi, tutti gli spazi possibilmente che l'Italia lascia a te. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la mia azienda probabilmente soffrirà meno, soffrirà senz'altro, ma soffrirà meno. Ma vuol dire che io pregiudico qualsiasi possibilità che vanno messa attorno ad essere umano. Avete sentito parlare di Ryanair? Ryanair verrebbe molto volentieri su Malpensa. Ryanair posizionerebbe molti aerei su Malpensa e quindi farebbe un volume di traffico molto importante su Malpensa. Ma se io basassi la mia azione di contingency solo sui low cost, probabilmente, ribadisco, attenuerei i miei problemi, li ridurrei molto, ma pregiudicherei totalmente lo sviluppo di Malpensa come me, e quindi pregiudicherei il terzo scenario, che è la ricerca di un nuovo vettore di riferimento. Su questo tema, scusate, io sono assolutamente drastico, ma evitiamo tutti chi è competente e chi è meno competente di azzardare previsioni su questo. Ma una cosa si può dire senz'altro da subito, che un vettore di riferimento non, un nuovo vettore di riferimento non c'è e non ci sarà a breve. Per breve noi intendiamo 2 o 3 esercizi come minimo, perché non esiste la possibilità di una nuova compagnia o di una compagnia esistente che abbia una capacità di flotta tale da riempire in termini di hub carrier un nuovo aeroporto. Su questo tema bisogna essere chiarissimi, anche a costo di rendere il quadro ancora più preoccupante. Ma questa possibilità dal punto di vista industriale non c'è. Sarebbe bello, affascinante, interessante dal punto di vista industriale che si formasse una nuova compagnia, ma questa nuova compagnia, per poter cominciare a operare come vettore di riferimento di un aeroporto, avrebbe bisogno, oltre che di una capacità di investimento davvero importante, avrebbe bisogno di un tempo che non è compatibile con il nostro. E perché faccio l'ultimo riferimento che sembra ancor più ansiogeni, ma in una logica di contingency, io sentivo prima il sindaco Merletti, una bravissima persona, ma probabilmente dormirà meglio se lui, dormiranno forse meno bene le 300 famiglie che lavorano sulla pensa, e sto parlando di Arsago Seppia. Se vogliamo parlare della provincia di Varese, parliamo della provincia di Varese. Nelle aziende che operano, sto parlando di aziende che operano in aeroporto, ci sono 5.000 popoli.